chi riuscirà a fare tutto al momento giusto? Oggi giochiamo ad Allertown. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo i Giullari, come ogni lunedì e mercoledì vi diamo il bentornato qui per un nuovo gameplay che quest'oggi è qui, nonostante Vale sostenesse che sarà troppo lungo. Io dico di no, vedremo se vale per darsi del tempo solo per vedere e avere ragione. Vedrete, giochiamo che... ad Allertown, titolo di cui già vi abbiamo parlato anche in un nostro diario che ha creato un po' di diatriba fra di noi, ma è un bel gioco, motivo per cui siamo felicissimi di farne un gameplay e di portarvelo sul nostro tavolo, anche se come vedete qui sul nostro tavolo Arslinia occupa abbastanza spazio. Speriamo che riusciate a capire tutto al meglio, grazie a qualche zoom vi faremo dare l'attenzione nel posto corretto al momento corretto, ma vedrete che lo svolgimento del gioco è molto lineare. È passato il primo round, sarà passata anche la paura di tutto ciò che vedete sul tavolo, ma queste scatolettine qua non fanno parte del gioco, sono di un bellissimo portaminuterie che ho comprato e ho messo all'interno della scatola, così tutte le risorse sono divise. E quindi Allertown non è il mio stato di allerta in questo momento, ma ho scoperto da ignorante quale sono che Allertown è una regione che si trova a sud di Ingolstadt. E Ingolstadt lo conosco solo perché abbiamo un taxi, se no non saprei neanche quello. E perché Allertown? Perché Allertown siamo nel 1850 e quello che noi andremo a fare oggi è quello che ha portato Allertown ad essere quello che è, ovvero la regione tedesca con la produzione più alta di luppolo. Quindi poi all'epoca era uscita proprio una legge che diceva a tutti i coltivatori quanto dovevano coltivare, come, cosa e a che prezzo metterlo. Quindi noi oggi siamo quelli che costruiranno Allertown, che daranno quello che serve per mangiare, dormire, luppolo e non luppolo. Creeremo negozi, casali, cancelli e tutto quello che c'è da creare in una regione. Tutto tranne la birra, un gioco basato sul luppolo. Io pensavo giusto la birra non c'è. C'è solo il luppolo, ma... siamo pronti a iniziare la nostra partita. Vale sarà il primo giocatore perché ha il galletto Valle Spluga sulla sua brancia. E ogni round sarà composto, ognuno dei 6 round di gioco sarà composto da esattamente 10 fasi. La prima fase, che noi la facciamo assieme a voi per quanto si potrebbe fare in fase di setup, dice che piazzato in fase di setup un lavoratore su ognuno degli spazi più bassi della nostra plancia azioni, si gira una di quelle carte quadrante. Questa. Io sono vicino alla Vale. C'è qualcosa che non ti torna? No, che dobbiamo poi prenderci le carte in mano, ma lo facciamo dopo. Ah, beh, sì, è vero, 4 e 1, ma non l'abbiamo fatto, però lo facciamo adesso. Ma no, pensavo dicessi quello. No, dicevo. In base al numero di giocatori, se si sta giocando in 4 queste carte non vengono usate, ma se si sta giocando in 1, in 2 o in 3, bisogna rimuovere tutti i lavoratori dalla riga più alta di ogni spazio nei quadranti indicati. Per esempio in 2 giocatori dal quadrante 3 e dal quadrante 4. Okay. Che vuol dire rimuovere quelli dalla fila più alta? Che in questo momento sia nel 3 che nel 4 ce n'è solo uno, ma fosse stato così andavamo a rimuovere solamente questi e quello sarebbe rimasto. Ma in fase di setup fondamentalmente levi tutto e lui ti dice mentre setup gira già una carta e lì evita di metterli, ma vabbè, noi l'abbiamo fatto per farvi capire, per farvi cosa vedere nei round successivi. Non abbiamo fatto la fine della fase di durante il setup, ma ci prendiamo 4 carte cancello. Io e una carta una, casa, giusto? 2, 3, 3, 4, 1, io ti do la casa, 2, 3 e 4. Okay, questa sarà già la nostra mano iniziale di carte. Carte che noi possiamo giocare quando vogliamo, in qualsiasi fase di qualsiasi round, di qualsiasi... sì, vediamo, quando vediamo, vogliamo, vediamo le condizioni fare. Soddisfatte da quella carta, le giochiamo e stop, ok? Molto molto easy peasy semplice. Poi vi spiegheremo come funzionano le varie tipologie di carte, ma vi diciamo solo che di mazzi cancello e di mazzi operaio ce ne sono 4 all'interno della scatola per ciascuno di questi. Abbiamo messo quelli consigliati per la prima partita. Comunque, fatta la prima fase, facciamo la seconda fase che avviene qua sulla nostra plancia. Noi abbiamo già qui da setup 6 carte operaio sulla nostra plancetta e in questo momento ne togliamo una
e andiamo a mettere su quella carta tanti cubetti che rappresentano i nostri lavoratori, quanto è il numero visibile all'interno della nostra finestrella della nostra casa. Chiedo di fare uno zoom qua davanti a me, così potete capire. All'interno di questa finestrella ora mi dice che io avrò 6 lavoratori a disposizione per questo round. Man mano che miglioreremo la nostra casa spostando questi negozi, e vedrete poi come si farà, nella finestrella compariranno via via sempre più lavoratori e anche punti vittoria. Inoltre, da quest'altra plancia dove ho rimosso la carta, oltre a tenere traccia dei round, ci dirà anche dove posizionare le pecore quando le otterremo e anche come fare a far avanzare quanto pagare per far avanzare i negozi. Avremo poi la nostra plancia delle risorse qua e dei nostri campi, dove vi faccio subito notare che qua a fianco noi man mano che avanzeremo indicherà quante risorse di quel tipo abbiamo, ne possiamo anche mettere di più, e quando semineremo e voglio seminare il grano, come faccio? Ne spendo uno, torno a 3, ne prendo uno dalla riserva, lo vado a seminare nel campo che voglio, e la riga a cui si trova sarà quanto ne raccoglierò alla fine di quel round. In questo caso arriverei poi ad averne 7, che posso anche indicare in questo modo o come mi fa più comodo a me. Ci tenevo a spiegarvelo subito, così almeno è chiaro sin da ora come funzionerà. Quindi, fatto questo, spostiamo la carta fattoria e gli mettiamo sopra i lavoratori pari al numero che si vede nella finestrella. Se abbiamo delle carte già in gioco che ci danno dei bonus che si attivano nella fase 3, le attiviamo, ma non è ancora questo il caso. E adesso in senso orario, a partire da Vale, collochiamo i nostri lavoratori, ovvero attiviamo un qualsiasi spazio sulla plancia andando a mettere i lavoratori nella riga più in basso, ovvero dove spendiamo di meno. E inizia a venire al mercato delle pecore. Ma tutti possiamo fare più volte la stessa cosa. Quindi . Vengo qua al mercato delle pecore, prendo una pecora, okay. E un bovino, che per me è un cane, sì, vabbè, chiamerò cane tutta la partita, e li metto qua su uno bovino. E invece la pecorella, esatto, che funziona, mi dice se nel primo round la pecora c'ha la freccia che indica giù, quindi la vado a mettere su questa carta. Esatto. E che vuol dire? Vuol dire che se noi quando prendiamo quella carta, quella pecora ancora lì, quella pecora muore, ma ci sarà modo di spostarle. Invece vorrei venire a prendermi delle nuove... Ho il tabellone al contrario rispetto a come lo gioco sempre, non trovo più gli spazi azione. Vorrei venirmi a prendere delle nuove culture. Qua che le vengo 3. A prendere? No, li semini. Semino. Io le voglio prendere prima. Io mi metterò qua, dove devo spendere quindi 2 lavoratori, perché lo spazio da uno era già occupato, prenderò 3 mattoni oppure 3 colture. Io scelgo di prendere 3 colture e prenderò un grano, un luppolo e un... no, prendiamo ancora un fiorellino blu che non mi ricordo mai come si chiama. Puoi tirarlo su. Vabbè. Sì, in effetti, avendone io 2 posso fare così e ha ragione Vale. Tra l'altro la differenza tra culture e prodotti animali ce l'avete anche indicata sulla vostra plancetta. Poi, dopo essermi fatto un giro al mercato delle pecore, vado all'altro mercato settimanale, okay. Dove mi prendo una pecora, mm-hmm. che ce l'ho qua, e va una sempre qua. Coscia di pollo. E una coscia di carne. Carne. Coscia di carne, ok. Io invece adesso vorrò venire a seminare. Per venire a seminare faremo una delle tante azioni di semina, che sono le 4 qua centrali, che ti dice quante colture puoi andare a seminare. Io qua ne posso seminare 3 e vorrò seminare del grano qua su, del grano qua giù e del questo che non so mai cos'è qua. Anzi, scambio, scusami, faccio così e faccio così. Ok. Allora. E sono 60 allora, minuti. Allora, io vengo qua, che mi dice che muovo fino a 2 campi vuoti sulla riga 5. Ok. Quindi io parto da qua, faccio fum. Aspetta, avevi niente, era 2, 3, 4. Ah, sì. Comunque, sposto questi 2 sul 5 e poi posso seminare, quindi 1. Quindi non sto a abbassare perché lo prendo direttamente. Hai solo quello? Vediamo perché poi ci sarà un perché poi. Vengo qua e lo vengo a mettere comunque sul 5. Ok, noi scegliamo liberamente uno qualsiasi dei campi vuoti che abbiamo. Io mi metto qua per prendere 4 mattoni. Avrei potuto scegliere in alternativa di arare un nuovo campo, quindi aggiungere un campo sulla riga da 4, mi diceva quello spazio azione, ma io ho scelto i mattoni. Fatto? Sì. Poi io vengo qua, che mi dà 2 colture, io 2 colture mi prendo un luppolo e poi mi alzo a 2 i fiorellini.
Ok. Al poi una pecora ottiene un round, quindi vuol dire che una mia pecorina si sposta avanza di uno spazio in avanti. Quindi ha possibilità di sopravvivenza. Sì. Allora, io ho solo più due lavoratori in realtà, quindi io faccio un'azione di quelle da due, oppure avrei ancora quello e quello, ma farò un'azione da due, sai? Dove mi vengo a prendere anch'io, da qui, una pecora e una coscia di pollo, cibo, carne, chiamiamola come vogliamo. E anche a me la pecora, la freccia mi indica qua, la metterò qua. Io anche mi uso i miei due lavoratori. Adesso Vale può continuare. Io ho finito i lavoratori, ma Vale può continuare a fare tutte le azioni che vuole finché ha lavoratori. Seminare? Seminare. No, vengo qua al capanno degli attrezzi per prendermi quattro mattoni. Ok. E li metto qua. Bene. Ok. Adesso che tutti quanti abbiamo posizionato tutti i nostri lavoratori, avete visto che il primo giocatore non è passato. Questo perché ci sono questi quattro spazi solo da due, attivabili due volte, che ti fanno prendere una carta da quel mazzetto e diventare primo giocatore, che potrebbe quindi passare anche più volte nel corso del round tra i giocatori. Ma ce la Vale, quindi rimarrà Vale. Arriviamo alla fase 5 che ci dice: la carta fattoria su cui avevi messo i tuoi lavoratori, ora che non ha più lavoratori, prendila e aggiungila alla tua mano. E vi ricordo che le potete sempre fare nell'ordine che volete, risolverle in qualsiasi momento, quindi anche immediatamente potreste risolverla. Dopodiché ti dice: muovi ogni campo vuoto che tu hai di una riga verso l'alto, quindi i campi che non sono stati seminati si fertilizzano. Quindi fertilizzo. Dopodiché uno qualsiasi dei campi che sono saliti di uno sale ancora di uno spazio, però il massimo è 5, quindi Vale sta lì. Dopodiché raccogliamo, e come vi dicevo prima, io ora raccoglierò 4 grani, 3 di queste cose marroni e 2 grani. Però tutti i campi da cui abbiamo raccolto perdono un po' di valore, quindi scendono di uno verso il basso, ma non possono mai scendere sotto il 2. Dopodiché otteniamo un latte per ogni pecora che abbiamo qui sulla nostra plancia. Io ne ho una, prendo un latte, Vale ne ha due, prende due latte, e quindi si può mettere il latte a livello 2 per indicare quello. Dopodiché adesso simultaneamente tutti quanti, ritorniamo un attimo qua sulla mia plancia, possiamo muovere in avanti questi negozi. Vedete però che ci sono delle pietre. Queste pietre devono essere spostate con degli strumenti che per ora non abbiamo ancora preso, ma che possiamo ottenere scartando, praticamente non usando un nostro lavoratore, otteniamo uno strumento. Siamo liberi di farlo in qualsiasi momento. Le possiamo usare per spingere avanti le pietre, però ci dice anche che noi per muovere in avanti gli edifici dobbiamo pagare quello che c'è indicato sopra. Quanto dipende dal round in corso, che in questo round, essendo il primo, è una merce. Quindi noi dovremo dare, io dovrò dare per muovere la distilleria in avanti una merce, e ogni volta che pagherò con la distilleria o con la carpenteria dovrò dare più della merce a sinistra rispetto a quella a destra, anche quando potrò dare tipo 5 risorse, dovrò comunque dare più mattoni che grano, più cosino marrone che luppolo. Questo non significa però che io debbo anche averne di quello di cui ne ho di meno, ok? Basta che ne pago di più di quello di cui ne ho di più, che in questo caso comunque è uno. In quelle dove ho più opzioni, a parte la panetteria dove ti dice massimo un fiorellino, posso pagarle come voglio entro quanto mi chiede il round, che sarà via via che passa la partita sempre di più. E questi li abbiamo messi giù a caso, non è che tutti i giocatori devono essere posizionati nello stesso modo. Come vuoi. Ma seguitemi, io per far avanzare la distilleria devo pagare uno di quei cosini marroni, e lo farò. E viene qua. Per far avanzare la carpenteria devo avanzare il mattone, devo spagare il mattone, e l'ho pagato. Per avanzare la ghiacciaia scelgo io o il latte o la carne, sceglierò di pagare il latte, avendone solo uno. Secondo me scarto. È la spiga di grano. Ma non lo quello so. Quello è il fascio di grano, non quello è la credo, spighetta. Non credo. Per l'opificio sceglierò di pagare il fiorellino blè. Orzo! E visto che posso farlo in qualsiasi momento, aspetterò, pagherò ancora un grano e quindi arrivo ad averne 5 in totale per far avanzare questo. Io ora batti contro le pietre, non posso più avanzare, non ho strumenti, ma avessi strumenti mi fanno avanzare una pietra di uno spazio, potrei continuare a pagare sempre una risorsa per continuare a far avanzare quell'edificio e via discorrendo. A che serve far avanzare l'edificio? Perché ora che è tutto lì, questo avanza fino qui,
e nella finestrella è comparso un 7. Man mano li farò avanzare, più saranno i lavoratori che avrò, più saranno i punti. Prego tesoro, tu fai pure, potevi già aver fatto perché ma stavi spiegando che sì. No, ma hai fatto bene ad attendere allora. Perché vuol far durare tanto la partita e dire ho visto. No, perché tanto. Faccio in fretta, io pago uno di questi, pago un mattone, pago un orzo. Ovviamente non siete obbligati a farli avanzare tutti contemporaneamente. Pago un latte. Potete far avanzare quelli che volete, che potete. Potete far avanzare lo stesso finché riuscite. E pago un altro orzo. Non farne avanzare nessun altro. Basta così. Chiaramente farli avanzare tutti assieme vi permette di sbloccare nuovi lavoratori e quindi ha senso farlo. Ultima fase del round. Si riportano i massi in modo che si trovino nel secondo e nel quarto spazio di distanza rispetto ai nostri negozi. Ovviamente sulle righe dove li avete spostati. Fine? Fine. Siamo pronti per iniziare il secondo round. Quindi rimuoviamo, giriamo la carta quadrante e rimuoviamo i lavoratori nella riga più in alto di quei quadranti. Allora, dal 1 e 4. Quindi 1 sono tutti, 4 che è qui sono questi due, questo e questo. Prendiamo i nostri, prendiamo la carta, la mettiamo qua e gli mettiamo sopra i lavoratori, che per sette. Me sono 7, 4, 5, 6, 7. Cosa fai? Ti regalavo dei lavoratori 3, che io avevo in sul 4, plus. 5. Ricordatevi, queste le potete giocare quando volete, volendo anche adesso, prima di prendervi la rendita. Allora. Abbiamo preso la carta, abbiamo preso i lavoratori, avessimo delle rendite, prendiamo le rendite, a partire da Vale facciamo le nostre azioni. Azione. Action. Allora. Vabbè. Io continuo qua con le mie pecore. Ok, è un bestiame. È un bestiame. Io muovo due campi alla riga 5. Dopodiché semino. Voglio seminare questo, quindi me ne diventano 4 e uno lo mettiamo qui. Allora, io vengo. Adesso sarà poi per muovere i negozi due merci. Che vuol dire che su quelli dove dovete dare il maggiore dovranno essere per forza di cose maggiori. Vado a lavorare i campi e scelgo la seconda opzione, quindi coltivare 4. Va bene. Quindi abbasso questo di 1 e ne metto qui. 4, ma io ho 3, ma va bene. Tanto te l'ho rubato. Ah beh, vabbè, sì, ho fatto apposta. 1. Sì, perché così almeno tu se vuoi... Certo. Seminare ancora mi costa di più. Ok. Ok. Sì. Allora, io anche verrò ancora a seminare, ma in realtà a me bastava seminarne due, quindi sarei venuto comunque qua a prendermi comunque un latte e seminare due. Semino questo... E un altro qua, praticamente ne avevo due, quindi li tolgo tutti quanti dalla riserva e quei due li metto, uno sul campo da 5, uno sul campo da 3 e uno sul campo da tennis, così. Allora, con il campo vengo alla tasatura delle pecore, ne prendo uno per ogni pecora che ho, quindi 3, mm-hmm. Ok, e in più una pecora mi guadagna un round. Ok, allora, io riesco a prendere... Sì, che mi fa? Io vengo a dalla macelleria dove quando c'è una freccia che va in giù vuol dire spendi ciò che c'è sopra la freccia, in questo caso spendo una pecora per ottenere ciò che c'è sotto, ovvero 4 carne e la mia carne va a 5 e 2 bestiame che non ho. Perché l'ho fatto? Perché in questo momento io posso giocare questa carta davanti a me. Ogni carta che noi giochiamo, a seconda della tipologia, ci dà un tipo di informazione. In questo caso mi dice, devo avere o 2 bestiame o 2 carne, io li ho entrambi ma poco cambia, e essendoci una riga dritta, mi dice che è solo un requisito, io non lo devo spendere quel o 2 bestiame o 2 carne, però ottengo quello che c'è sotto, ovvero in questo caso ottengo 2 mattoni, e inoltre pesco una carta della tipologia indicata in basso a destra, nel mio caso una carta negozio. Questa qua poi non avrà più altre utilità, ma mi dà i 2 mattoni. Io vengo. Ricordatevi che voi potete fare tutto quando volete. A disboscare, quindi mi metto un campo sulla fila 2. Dove sono i campi? Qua? Sì. Un campo sulla fila 2 e non possono accavallarsi. Cioè, non so se l'hai già detto, ma qua. Cioè, non posso mettere nella fila 2 qua. No, esatto, non l'avevo detto. Non si possono mettere più campi nella stessa colonna. È un mattone.
Allora, io prima di fare la mia azione gioco ancora questa che mi dice che siccome ho 5, una o due o 5 carni, in questo caso ne ho 5, senza spenderle ottengo due strumentopoli misteriosi. E va benissimo, perché sono molto molto utili gli strumentopoli. Poi, questa la giocherò dopo, questa anche. Allora, verrò ancora a fare... Ho solo più due lavoratori. Riesco poi a fare tutto quello che dovrei? Sì, riesco. Quindi verrò a fare questo. Dove vengo a arare un nuovo campo a livello 5. Ok. E gioco questa. Questa qua ve la faccio vedere perché è diversa. Questa qua, vedete, ha la freccia, quindi vuol dire che devo spendere ciò che c'è sopra per poter ottenere ciò che c'è sotto. Nel mio caso è... Ah, quando avevo giocato questa non mi ero preso il negozio, perdono. Questa qua invece non mi dà carte aggiuntive. Nel mio caso è rinuncio a questo, rinuncio a due mattoni, ma mi aro tre campi a livello 2. Quindi uno... Ah, che bravo! Due e tre. Che ora miglioreranno subito. Ok, poi basta. No, mi gioco ancora questa. Cascio per l'avarizia. Pago un luppolo per avere questa. Questa è una di quelle carte che in fase 3 mi daranno una rendita di orzo. E inoltre in basso ci sono dei punti vittoria che otterrò alla fine della partita. Queste le tenete da parte così vi ricordate di prendere quelle cose in fase 3. Ma per giocarla abbiamo detto che devo pagare un luppolo. Allora, io vengo qua. Chiamo fino a due campi, ne uno sulla riga 5 e poi posso coltivare. Quindi coltivo questo e ho finito. Fammi solo vedere se posso fare qualcosa. Tutto questo lo so sempre fare quando si vuole. Sì, sì. Adesso otteniamo la carta fattoria che era giù. Non mi serve assolutamente a nulla, ma va bene così. Muoviamo ogni campo vuoto di una riga verso l'alto e uno di quei campi sale ancora di una riga verso l'alto. Poi raccogliamo ciò che abbiamo seminato e chi semina vento raccoglie tempesta, ricordatevelo. In questo momento io vengo a risolvere ancora un paio di carte, perché in questo momento io ho 9 grani e questa carta mi dice: se hai 9 grani senza spenderli prendi due latte. Inoltre prendo una carta negozio che è molto carina. Molto carina, me la gioco subito. Mi dice spendi due campi qualsiasi, io spendo questi due qua. Per all'inizio di ogni, come rendita, aro un campo di livello 4 e mi dà pure 4 punti. Ma doi! Mi è andata di lusso. Che bello. Poi avevamo detto che anche questa qua me la voglio giocare, devo avere 6 grani almeno e 5 carne ce li ho. Non li devo spendere, ma ho un'ulteriore rendita di un grano e una carne all'inizio di ogni fase 3. Allora, aspetta che voglio giocarmi qualcosa anch'io. Ho finito di fare. Voglio giocarmi questa qua, che devo avere almeno 4 orzi e 4 luppoli, che ce li ho, e mi dà uno strumento, che non so dove sono. Qui. E in più prendo una carta negozio. Ok. Tutte queste sono fasi che si possono fare contemporaneamente. Chiaramente ora registrando non lo stiamo facendo per farvi meglio seguire ciò che sta succedendo sul tavolo, se non capireste nulla. Va bene così. Se vi piace lasciateci un commento per dire mi piace. Mi piace. Abbiamo fatto, abbiamo raccolto, riceviamo un latte per ogni pecora che abbiamo. Vale, prende tre latte, io non ho mai pecore, io le mando sempre a fare delle grandi scampagnate. Simultaneamente possiamo avanzare qua. Allora, due merci adesso. Due merci bisogna pagare, io pagherò due di questi marroni, uno, due, per far avanzare qua. Un bestiame e un fiorellino. Un orzo e un questo. E avanza questo. Avanzo qua. Non potete farli nell'ordine che volete. Qua siamo obbligati a dare via due mattoni. Esatto, su quelle del maggiore non potete dare uno e uno perché deve essere maggiore. Qua posso fare uno posso e fare due lo scarto. Tipo la ghiacciaia che devo dare via latte e carne, scelgo io quali due dare. Possono essere uno e uno o due uguali. Dipende un po' come sono messo. Facciamo che io do due carne e questo avanza. Sposto, poi qua. Qui do questo.
e questo avanza. Poi, siccome io ho due di questi barbagianni, io uso, non spendo, attenzione, uso uno dei miei strumenti, che non vanno scartati, andranno scartati solo nel sesto round, per spostare un masso di uno spazio verso destra. Anch'io faccio la stessa cosa, uso e lo metto un attimo qua. Fammi solo capire cosa. Idem l'altro per fare così. E così, sempre, visto che è sempre il secondo round, visto che devo sempre pagare due merci, pagando due di queste, questo avanza ancora. Facciamo pagando questo e questo, questo avanza ancora. E a posto così. Sposto. La casa dove va contro quelli più indietro. E però avrò comunque 8 lavoratori nel prossimo round. Risistemiamo le pietre in modo che siano 2 e 4. E quegli scudetti col più 3, Alberto, cosa fanno? Raccontacelo, ve lo spiego alla fine. Saranno punti alla fine della partita che possiamo ottenere se il negozio è andato oltre quei più 3. Tutti i più 3 visibili a sinistra dei nostri negozi li otteniamo. Questo mi ritorna. Ok. Perché voglio fare quell'azione adesso. Abbiamo fatto? Sì. Perfetto, riveliamo una carta quadrante e siamo già a metà partita. 1 e 2. 2. 1, quindi questo, 2, questo. Anche questo. Era già doppia. Ok. E questo. Ok. Prendiamo la carta del terzo round, mettiamo 8. Giù i lavoratori che ci servono, 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 Adesso però, 6, in questo round, dal round 7, 3, come vedrete anche nei successivi, 8. Per far avanzare i negozi possiamo pagare o 3 merci oppure 2 merci, a patto che siano di tipi diversi. Questo vuol comunque sempre dire che per la distilleria e la carpenteria, dove c'è il maggiore, dobbiamo comunque pagarne 3. Perché anche se sono di tipi diversi, o paghiamo 2 mattoni e un grano, 2 orzo e un luppolo, però comunque 3 sono, perché due tipi diversi non è che dico ne pago una e una. No, la regola di dover dare di più di quello c'è sempre. Adesso finalmente otteniamo le rendite delle carte rendita che abbiamo. Beh, finalmente. Che nel mio caso è prendermi una rendita di un campo a valore 4, che posso mettere qui, prendermi un grano e una bistecca e prendermi un orzo, abbiamo detto. E queste sono le mie rendite. No, ma chiedono un sacco di cose. E queste sono le mie rendite. Posto? Sì. Quindi iniziamo a piazzare, è sempre da te. Allora. Canzone ferma. Allora, 4 più 1 nel 4. Iniziamo a fare. Quella mi è rimasta un po'. Due colture lì. Pari. Per ogni pecora, facciamo questa. Allora, salgo su di 3, 1, 2, me ne dai un'altra? Di cosa? Di lana qua. Ok, scusami, stavo ragionando su cosa fare, non sembrava, ma stavo ragionando su cosa mi veniva a fare. Invece parto subito piazzando 2 lavoratori e li metterò qui, dove ottengo un campo da 2 e un mattone. In questo momento niente, mi manca ancora un pezzo. Pardon. Io vengo sempre qua, mi prendo una pecora. Ok, e un bestiame. Che ce l'hai già. E aspetta che mi gioco una carta. Ok. Che è questa qua, che se ho 1 2 4 7 pecore mi ferma 4, prendo 3 luppoli oppure 3 carni e io decido di prendermi 3 carni. Eccole qua. Posto? Io mi metto qua, questa spaziazione è un po' particolare, perché mi dice prendi uno dei tuoi bagigi, dei tuoi negozi, e spingilo di uno spazio verso sinistra. Lo potete fare solo se effettivamente può andare verso sinistra, ecco perché prima l'avevo portato più avanti, anche se non mi spingeva la casa, perché così facendo ottengo 2 gioielli che vengo a segnare qua sul mio forziere. I gioielli a cosa servono? O un punto ciascuno alla fine della partita, o per alcune carte possono essere richiesti, oppure permettono di spingere avanti un negozio di uno spazio spendendo un gioiello anziché le risorse richieste. Ma più che altro io in questo momento ho 6 campi o un gioiello, senza spenderli mi gioco questa che mi dà un mattone, 2 carte, visto che ho 6 campi, 2 carte cappello e una carta negozio. Sì, ma te le sei scelte? No. Madonna, le mie sono tremende.
Vengo qua, prendo un numero di mattoni pari al numero di rane in cui siamo, quindi 3, 1, 2, 3. Ne ho 5, quindi mi gioco questa che mi dà due latti. Potessi giocare una. Ah beh, io è dall'inizio che non sto giocando carte. Questa, ma... Vai. Allora, io verrò a seminare. Qua che ne posso seminare 4. E verrò a seminare questo orzo bimbo. Verrò a seminare. I mattoni non possono essere seminati, vero? No. Sono un baluba perché in realtà... Guarda, ne semino un altro di orzo. Ne semino ancora uno. E seminerò il grano. Qui. Ma mi serve? No, lo semino qui. Non mi serve, ma non mi serve. Volevo giocare una carta, ma non mi serve. Allora, avevo bisogno prendo. Di luppolo, ma non ce l'avevo perché sono un baluba. Qua prendo due colture e facciamo una e due, poi uno di questi e una mia pecora si guadagna un round. Quante ne ho di questi? 7. Quanti me ne servono? Di più, vai. Io mi metto qua, quindi pesco una carta a casa, che sono carte che danno grossi punti alla fine della partita, e diventerò anche il primo giocatore. Allora. Brodo. Vengo qua per prendermi, salire di uno con la lana, e poi posso... quindi spendo uno e mi metto, mi dai un fiore? Sì. E lo metto qui e spendo anche un orzo. Eccolo. Poi aspetta, perché sì, sì. Io adesso c'ho 8. Questo qua mi dice non montare di lana almeno pari al numero della finestra. Il mio numero della finestra è 8. Ok. E mi dà un gioiello. Bene. Poi fammi vedere su altre cose usabili. Ricordatevi, se non c'è la freccia non dovete spendere, ma è solo un qualcosa che dovete avere in quel momento che giocate la carta. E boh, ho finito. È finito? Sì. E allora io farò ancora qua per prendere 3 culture e prendermi 3 luppoli. Ok. Fine, ho finito anch'io. Quindi, finite le azioni, cosa facciamo? Prima cosa, aggiungiamo la carta fattoria alla nostra mano. Dopodiché, i campi non seminati migliorano e uno di quelli migliora ancora di uno spazio. Raccogliamo ciò che abbiamo seminato. Tipo io qua ho 12-13 di luppolo, quindi potrei fare così. Questo scartarlo, di luppolo, di orzo, di quel che è. Sei sceso dalle cose che hai raccolto? No, che sono queste 4 okay. Che scendono. Dammi un attimo, lo stavo facendo. Un latte per ogni pecora che io non prendo mai. 4 mi serve. Eccolo a te. Ok, quante ne ho? 9. Ok. Ok, vai, vai. Ok, e simultaneamente spingiamo avanti i nostri bagigi qua. Però adesso paghiamo 3 merci oppure 2 merci se paghiamo con 2 tipi. Due sono tipi qua? Da. Questo non lo muovo. Potrei spendere il soldo. Però. Oppure aspettare ancora. Uno. Allora iniziamo a muovere questa. 3 merci. Ah no, però se spendo con 2 tipi sono obbligata a spendere comunque sempre. Ah no, invece quelle col maggiore no. Devi spendere per forza. No, potrebbe essere... No. Sì. E se però 2 e 1 o 3 uguali, però è così. Però essendo 3 merci obbligate, perché sono 2 mattoni e un grano. Tu puoi pagare 2 e 1, però comunque paghi 3 merci. Eh sì, infatti. Sì, però puoi, cioè nel senso non è che quello devi... che dicevo. No, no, certo, certo. E poi pago un latte e una bistecca per far avanzare questo. Due. E sono un baluba perché questo non avanza in nessun modo. Qua posso pagare un grano e un questo.
poi spendo questo, cioè lo consumo e spendo un altro grano e un altro orzo e questo riavanza. Io lo uso il mio lavoro. E ora io sono che io sono uno strumento. Spendo questo, spingo sto questa fermo. E pagando uno e uno avanzo ancora così. Il problema qual è adesso? Che io o mi spendo il gioiello per avanzare questo e così far avanzare la casetta. Io lo farò. Spendo un gioiello per far avanzare questo negozio. È vero che più avanti forse era più conveniente, ma almeno... Io sto pensando. Arrivo qui e avrò nove lavoratori. Tanto pensavo solo... E io ho finito. Uno. Va bene così, anch'io. Riportiamo i sassi. Ah già, giusto. A 2 e 4. A Matera. Dal... Era simpatica questa, ma mi ha fatto sorridere. E iniziamo un nuovo round, girando una carta quadrante e andando a togliere lavoratore da in giro per la mappa. 2 e 4. 2, solo quelli nella fila più in alto, e 4. E poi ci prendiamo la carta e 9 lavoratori per me e 9 anche per Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Io qua ne ho 5, va, adesso ti servono? Sì, dammi un po', mettiamo qua. Vai. E inizi tu adesso. Inizio io perché c'ho io il galletto. Il galletto Valle Spluga, bello tenero, mai grasso, ma prima di iniziare prendiamo le rendite. Dove io prendo? Ah, io non le ho. Orzo. Poi, seminiamo un campo a livello... Ariamo un campo a livello 4... Ottengo un grano e una mucca, cioè una carne. Ok. Poi a sto punto io faccio questo, dove rinuncio a un campo arato qualsiasi per ottenere un gioiello e 3 mattoni, 2 e 3. Ora si pagheranno 4 merci o 3 merci se sono di due tipi. Ok. Allora, vediamo a vedere cosa mi dice la carta casetta. Allora, io vengo basta. Qui. Basta. Oppure, sono lì, 4. Aspetta, eh. Ah, sì, sì. Ma no, va, sono troppi lavoratori. Semino 3. Avendo io 3 luppoli, li porto a 0 e semino solo luppolo. Li semino tutte e 3 i luppoli che avevo in riserva. Uno qui e uno qui. Io vengo a prendermi la mia pecora che adesso va direttamente... Esatto, adesso va direttamente sotto. Una volta che sono sotto sono salve, ok? Non moriranno più all'inizio del round. Quando voi prendete la carta, se quella carta ha sopra delle pecore, quelle pecore muoiono di vecchiaia, ok? Se invece le avete portate sotto, bon, salve un punto ciascuna alla fine della partita. No. Non so, onestamente. Vabbè, vediamo. Provo, ma... Tocca a te, eh? Sì, lo so, è che sono indeciso... Sono indeciso su cosa, su quali carte giocarmi e da quello dipenderà tanto ovviamente della mia strategia. Strategia canaglia. Allora, vengo qui, prendo 3 colture, prendo 3 fiorellini. Allora io devo... tanto... Facciamo ancora una questa cosa. Questa non mi serve, poi... che da 6 punti. Vengo qua. Do via. 2 latti. Quante me ne sono queste? Latte però. 2 latti per prendere una pecora. Allora, io faccio ancora questo. Dove ottengo un latte, che non ne ho in questo momento e non è male. 5, 6, e posso seminare 5, 2. 5, semino 2 fiorellini. 6, 7, qua e qua. Ok. Te me lo da qua. E poi ancora 2 lavoratori che c'è potremmo sempre trasformare in strumenti. Ha senso. Boh. C'è senso. Boh.
Ma sì, ma per me ha senso, che me ne frega. Dai, vengo qua, 1, 2, 3. Prendo 2 colture. Però lì mi fa aggiungere un round, quindi poi mi giro. Vabbè, 2 colture. Le cose sono più scarse. Prendiamo 1 e 2. Prendo direttamente 2 grani. Prendo un latte. Una pecora mi guadagna un round. E adesso 7 latti e 6 pecore. Ok. Quindi anch'io avrò poi una rendita di una pecora. Di una pecora. E oltretutto ti vale anche 3 punti. Tanta roba. E aspetta, questa cosa non la farò mai. Questa no. Ok, vai pure. Ok, io più 2. Verrò a... Cosa mi sono arrivata con? Prendere 4 mattoni. Ok, ok. 4 mattoni. Sì. E che quelli non li posso spendere, come spendere quelli? Dai, aspetto a farlo trovare. Va bene. Devo prendere un negozio. Questa mi dà 2 carte. E diventi anche prima. Okay. Sì, ce l'avevo già preso. Ce l'avevi già. E io. Prendermi 2 gioielli potrebbe essere un'idea. Dai, vengo qua. Muovo indietro questo per prendere 2 gioielli. Ok. Io questo non lo uso per prendermi uno strumento. Perfetto. Sì, comunque viene scartato, diciamo, nella riserva, sì. E si prende uno strumento al posto. Finito, la carta che avevamo giù ci viene in mano. Ah, io la uso subito. Io non la userò mai. Cioè, potrei, ma... Spendo una pecora. È la stessa cosa, fondamentalmente. Spendo una pecora per mettere un campo, che non so dove sono. Beh, sono qui. Nel 5. Non esce, aspetta, si è incastrato, ok? Un campo nel 5 e mi dà un'altra bancarellina. Ok. Io invece mi gioco questa che mi costa un soldo, cioè un gioiello, per avere 2 di questi e 2 di questi, ma anch'io una bancarella. Ah. Dai, faccio anche questa. Spendo i 2 strumenti che ho per avere una rendita di carne. Perfetto. Ci sta. Boh, li tengo qua, va? Mm-hmm. Allora, ogni campo vuoto sale di 1. Più uno di quelli che sono saliti può salire di un ulteriore spazio. Dopodiché raccogliamo. Io raccolgo 5 di qua, 4 luppoli di qua, 3 luppoli di qua. Poi raccolgo 3 fiorellini di qua, altri 3 fiorellini di qua. E mi gioco questa che mi dice che devo spendere 3 fiori che ho appena raccolto. Quindi la devo giocare per forza di cose in questa carta, in questa fase qua, e però avrò la rendita di seminare dei fiori tutti i turni. Dopodiché verrò anche a giocarmi quest'altra carta che mi dice spendi 3 luppoli per ottenere 5 grani e pescare una carta negozio. Questa, pazienza. Poi mi volevo ancora giocare qui, non so se farla o no, non la faccio. Sta qui non la faccio. Questo non mi serve, questa la faccio dopo, ma potrei giocarmi questa che mi dice di varrà 8 punti alla fine della partita e mi dice che devo scartare 4 ciascuno di 3 tipi di merci. In questo momento ho 4 blu, ma non li scarterò mai. Posso scartare 4, no. Scarto 4 luppoli, 4 mattoni e 4 grani. Che mi frega. 4 ciascuno di 3 tipi di merci. Fine. 8 punti alla fine della partita. Bravo. Boom. Grazie. Hai ricevuto un latte per ogni pecora che no. hai? Prenditi 5 latti. 5. 1, 2, 3, 5. Ok. E simultaneamente spingiamo avanti questi. E io ho solo 2 cose. Adesso 4 merci, oppure 3 merci, se ne pago di 2 tipi. Quindi questo io pagherò 2 tipi. 2 e 1. Paghiamo 2 tipi. 1. Questo. 2 e 3. E avanza. Me lo tengo qua. Questo. 2 e 1. 1. E avanza.
2. Questo. 1. 3 merci se pago con due tipi. 1, 2 e 3. 1. 2. Qua. 1, 2 e 3. E 3. E avanza. 1, 2 e 3. E avanza. Posso anche spenderne 4. 1. Riesco ancora a far avanzare qualcosa? 4. Sì. Quindi uso uno strumento per spingere avanti questo masso davanti alla panetteria e pagare 1, 2 e 3. E viene qua. E 2. Uso quest'altro strumento per spingere avanti questo davanti alla ghiacciaia e pagare ancora 2 carni e un latte e spingerlo ancora avanti di 1. La casetta viene però solo qua perché ho pochi strumenti, purtroppo. Questa è tutta roba che ho esaurito e quindi butto via. Ok, e ok, ci siamo? Uh-huh. Risistemiamo i massi a distanza 2 e 4 dai negozi e andiamo a fare il penultimo round. Ah, se una pietra viene spinta fuori, niente, è fuori. Se però poi tirate indietro la ghiacciaia, nel mio caso quel negozio vi ritornerà dentro. Stop. 2 e 3. Siamo con questa 2 e 3. 2. Questo è il 3. 2 e quello è il 3. Io ho 10 lavoratori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A posto. 5, 6, 7, 8. Ma ne servirebbero 2 lavoratori ancora. Ecco. Rendite. Una, allora, mi arriva un nuovo campo in 4. E posso seminare un fiore che devo avere. Ovviamente non è che lo piglio da fuori, ma io ce l'ho. Ed eccolo qua. Allora, questo non lo farò mai. Poi. Questo non lo farò mai, quindi non guardiamole più. Qua io la metto. La voglio giocare questa. Fare. Poi prendo un grano, una carne. Questa non la farò mai. E questo. Questa si può fare e questa credo anche mai. Allora, okay. Questa ok, questa ci devo spingere adesso. Questa no, questa non mi interessa, questa non mi interessa, però sono 6 punti, questa la faccio, va. Ok. Non mi dà punti. Va bene. Ok, ci siamo? Sono io il primo? No, abbiamo... no, non sei tu il primo. Hai preso le rendite? Sì. Vai a piazzare i lavoratori. Piazziamo i lavoratori! Sì, allora sì. Andiamo un po' a seminare qualcosa. Andiamo a seminare. Si semina sulle mani. Allora, quindi spendiamo. Ma intanto faccio questa perché scelgo di seminarne 4 e vengo a seminare. Poi spendiamo in questo. Mi passi un luppolo. Sì, tanto solo non c'è me. Allora, mettiamo un attimo lì. 2. 2. E un fiore. 3. E. E 3. E. Poi. 4. Io mi gioco questa che mi dice... Dove l'ho messo? Che mi dice, butta via un campo seminato e io butto via questo. Con anche ciò che c'era seminato dentro, ma avrò una rendita di un ulteriore campo a livello 3, ma più che altro mi darà 6 punti alla fine della partita, quindi l'ho giocata principalmente per quello. Ok. Tocca a te, amore. Lo so. E allora muovi! Grande citazione da Ghostbuster, che salutiamo tutti i Ghostbuster di allora mondo. Siamo al round 5, quindi mi conviene questa quasi. Ok, a me cosa manca in questo momento? 5. Cosa ti manca? Toni. Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Io voglio venire lì, sono 3, là sono 2, dai, vengo qua, va. Prendo una pecora che anche a me viene subito sotto nella stalla e una carne. Allora, andiamo a disboscare, quindi mi serve un campo. Poi d'estate, se no fa caldo. Fa caldo. Un campo. Cioè, disboscare le gambe piene di certo, peli. Quello che fai tu di solito. No, faccio mai. E un mattone. Un mattone. Ciao a tutti i nostri fan che ci seguono sempre. Va di moda, no? Adesso la cosa di non disboscare. Ciao. Allora, io vorrei venire a fare questo.
muovo due campi fino alla riga 5 e poi ne semino uno con Luppolo che è ancora qua. Ok, allora Luppolo, mio amico Luppolo, vediamo a vedere se ci va bene prendendo un cappello. Questa non ho interesse a farlo. Boh, io queste qua le poso e non le guardo più perché... Però a me potrebbe... a me servirebbe... Allora, io c'ho tre, però c'ho tre. Però c'ho tre. Senti, io mi metto qua. Io rinuncio a questo campo anche se da 5 per avere un gioiello e tre mattoni. Che così va a 5. Che perché in questa round bisognerà pagare 5 merci, o 4 se sono di due tipi, o 3 se sono di tre tipi. Io mando a pascolare una pecora per prendere 4 carne. Oh, faccio prima a prenderne una, 4 carne e 2 di bestiame. Ok. E io continuo a venire qua e portare al pascolo lontano lontano la mia pecorella, che ottengo 4 di... cibo e 2 di bestiame o quel che è, pelli, cuoio, pelli, ha senso. Io che prendo pelli, no? Una lana per ogni pecora, 5. La io invece lana 0 spaccato da tutta 5, la partita. 5 che è una pecora, mi guadagna un round, quindi mi va qua sotto al salvo, in salvo. Perfetto. Io ho ancora uno. Sì. Allora, con questo uno, che faccio? Ecco, questa qua muore di vecchiaia e malattia. Vabbè, ci tanto... Sta. Ci sta, non è... È un problema, prende... io non ho mai, perché io non... Cioè, le poche pecore che prendono gli faccio sempre fare quella fine. Non ho mai giocato ad avere tante pecore. Allora, i negozi sono quelli che ci danno cose che... Prima veni a prendere un cancello. Cancelli sono quelli un po' iniziali, ti aiutano a fare un po' di motore. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la gioco subito. Mm-hmm. Quindi con 6 campi... Ah, però devono essere... No, 6 campi, non importa che siano pieni o vuoti. Ok, quindi 6 campi sono 3 colture di diversi tipi. Okay. Quindi aumentiamoci 1, 2 e 3. Perfetto. Voilà. Le choses sont faites, a posto, quindi sì. I campi vuoti salgono di uno e uno di quelli saliti sale di un ulteriore passo. Poi raccogliamo, io prendo 5 di qua, 5 di qua, 4 di qua, ma ne do via 3 subito per potermi giocare questa carta, che è come l'altra, 3 grani appena raccolti. Non mi ricordo dove ho raccolto, allora devo spostare subito, mi sembra. Io ho raccolto da tutte le parti e quindi... 2 e poi mi sembra di aver raccolto. Dopodiché sceglierò di fare questo, ovvero pagare 4 e 1, 5 più 5 luppoli, che sono 10, per giocarmi questa, che a fine partita mi darà 10 punti e fa cannabis. Ok, questi devo spendere, facciamo dopo. Sì, queste non le gioco. Questo è inutile che le guardo, tanto quindi non... di questi ne ho 4, via, questo lo posso e via, buttare. Queste non le guardo più. Punto 8, allora riceviamo un latte per ogni pecora che io 1, ovviamente 2, 3, non ho. 1, 2, 3, 4, 5, quindi ce l'ho qua, ce l'ho qua, ce l'ho qua. Per te. E simultaneamente spingiamo avanti i nostri cosi, pagando 5 merci, 4 se sono di due tipi diversi, 3 se sono di tre tipi diversi, quindi io inizio a spingere avanti questa pagandone 3 di tre tipi diversi. Io una, ne uso 5 di questi, tanto ne ho. Poi, qua non ho la lana, mattone, e allora devo pagare 4 merci 2, con due tipi, quindi, e quindi farò 2 e 2. 1, 2, 3, 1, tanto non riesco di nuovo. 1, 2, 2 e 2. E poi queste sono spese. Poi questa faccio 1 qua, 2 e 2 o 3 e 1. 1 quindi facciamo 1 e 1, 2 e 3 e questo avanza. Ecco, in questo momento che la ghiacciaia 4, ha passato questo più 3, vuol dire che io ho più 3 punti alla fine della partita. 2. E 4 tipi, quindi faccio 1 1 1. Pagare. Facciamo 1 1 2 3 1. E 1. E questo avanza. E questo non riesco a farlo avanzare. E avanza. Ma lo posso far avanzare spendendo lì.
giusta. Però a sto punto, 1, 2, 3, io pagherò questi due strumenti per far avanzare questo e questo. Questi due gioielli, anzi tre gioielli, per far avanzare queste tre, e questo va avanti di due spazi. E arrivo al 12. Fine. Gli strumenti comunque ci ritornano. Io ho finito. Sistemiamo le pietre a distanza 2 e 4 dai negozi. Quelle che escono sono uscite e ciaone. E iniziamo il nostro ultimo round. Già, io devo prendere in mano questo. Allora, io devo dire ciao alla mia pecorella. Esatto, perché all'inizio del round, dopo aver rivelato la carta quadrante e tolto i lavoratori, prendiamo la carta. Siccome quella carta per Vale sopra aveva... Non la guardi ancora, va giù. No, questa qui è quella con la prima. Quando la levi, se ha sopra delle pecore, quelle pecore passano miglior vita. Carta quadrante, carta che è l'ultima. Allora, 1 e 3. Quindi, 1, c'è da togliere quello sotto la carta che non sono riuscito. Ah, sì? 1 e 3, che è qua. Ci arrivi? 2. 1, sì, no, più che altro che avevo già la mano piena di lavoratori e non riuscivo. Ma ne servono 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Siamo all'ultimo round, dove poi per far avanzare i nostri negozi pagheremo 6 merci, o 5 merci se sono di due tipi, 4 merci se sono di tre tipi, o come sempre un gioiello. Gioielli che valgono... Poi, allora inizio io. Un punto ciascuno alla fine della partita. E inizia Vale. Dunque io inizio a dare via 4 luppoli. Ok. Via. Per avere 2 luppoli, 1 e 2 e una pecora. Ok, che pecore che vanno direttamente giù nella qua. Stalla. E mi prendo anche una carta qua. Negozio, negozio. Che non mi serve a niente, però da comunque cavallo. Ah, scusami, io non avevo fatto questo. Neanch'io non ho fatto la rendita, perché siamo tutti dei baluba. Tanto mi arriva una pecora, scusa, e una carne. Ok. A me arrivano un campo sul 4, un campo sul 3. Posso seminare un grano e un fiorellin e facciamolo subito. E ottengo un grano e ottengo una bistecca e un orzo. Abbiamo detto essere orzo. Grazie, scusami. Posso? No, sono io la prima. Ho solo giocato carte e non hai fatto l'azione. Scusami, prego. Ho solo giocato carte. Io voglio venire a prendermi adesso una carta. Cavoli. Ciccio. Lo dovevo fare io. Ok. Allora a sto punto io verrò qua, dove si prendono mattoni pari al round in corso. Ergo ne prendo 6. 1 e 5, 6. Ok, allora facciamo che... Stiamo, allora, lì posso avanzare con quello e va bene. Lì devo fare così. Ok. Andiamo a seminare. Allora, quindi... 1. Questo mi scende di 1. Ok, intanto vengo qua a prendere 3 colture e voglio 3 di questi. Scende di 1 e lo metto qua. Poi una pecora e una carne. Allora, vengo a seminare 4, va? E semino 1 di questi, un luppolo. Poi semino 1, 2 e 3 di orzo, che è qua. 1, 2, 3 di orzo. E basta, perché potevo seminarne 4 e ho seminato tutto quello che potevo. Allora, io vengo a prendermi. Uffa, io volevo la carta lì che mi dava i punti di fine partita. Ma magari non riuscivi a farla. Mi dai un campo che metto nel 2 e un mattone. Nel 2. Ok. E... Questa per me da io 15. Faccio così, dove rinuncio a un campo per poter avere un gioiello e tre mattoni. 1, 2 e 3. Ok.
Non è un capello, ma un crine di cavallo uscito dal polpo. Dobbiamo ancora prenderci. Ma io prenderci, non è che ci sia molto più che prenderci. Non è che ci sia molto più da prendere. Comunque, facciamo a questo punto. Veniamo a. Eccola. E poi al massimo si prendono strumenti. Strumenti che nel sesto round, quando vengono usati per muovere i massi, vengono scartati. Questo perché gli strumenti, così come i campi che abbiamo al livello cui sono e le risorse avanzate, ci danno punti. Scendo di uno. Mi passi un fiore. Il fiore. E poi mi passi un. Ti passo. Un orzo. Ecco te. Io vengo qui per avere due colture e voglio avere due luppoli per sicurezza. Poi voglio avere un latte e poi una pecora ottiene più un round, ma vabbè, a me non serve. Allora, tanto uno strumento non mi serve una cippa. Può valerti un punticino se riesci a fare i 5 nel coso. Magari una carta cancello o mercato, negozio. Ti dà qualche punticino, chi lo sa. Essere il primo giocatore alla fine della partita non serve a niente. Io farò ancora. Non so se mi conviene farlo o no, però dovrei mettermi a contare. Allora, io me la gioco, perché questa qua è una montare di latte almeno pari al doppio del numero dei round. Il round è 6, ho bisogno di 12 latte. Brava, ce li hai. Sì, non mi serve a metà punti. Sono 3 punti. Vabbè, buttali via. Tanto vado io, quindi sì, ancora 4 mattoni che non si sa mai. E via. Ok. Poi magari mi conveniva di più pigliarmi delle pietre. No, guarda, posso cambiare idea. Anziché prendermi sti 4 mattoni, li butto via e mi prendo due strumenti. Sì, ce li ho qua se vuoi. No, fatto. Ok, signore e signori, eccoci qua. Prendiamo in mano la carta fattoria, che potremmo anche giocare. Per carità del cielo. Almeno pari io sì. Io non manco per idea proprio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perché una montare di pecore almeno pari al numero dei campi. E tu campi ne hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pecore ne hai 7, sì. Vabbè, mi dà una lana e due bestiame che possono buttali via, utili. Certo. Prima i campi vuoti migliorano. È importante comunque farlo perché, come vi dicevo, uno sale ancora di uno spazio, varranno comunque punti alla fine della partita. Si riceve, raccogliamo dai campi, poi si riceve un latte per ogni pecora, quindi 4. E poi ricordatevi di farli scendere quando raccogliete. Sì, giusto. E Valentina, ricordatevi di farli scendere quando raccogliete. Ok. Io ho preso un po' di risorse che mi sembrava potessero servirmi, ma non ho dovuto stare a calcolare. Io mi gioco solo queste carte, se no mi dimentico. Sì, sì. Perché è io non ne ho 7 campi, ma nessuno dalla riga 2. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 che devo spendere. E poco, poco. Va bene. Ok, quindi Poi, un attimo. Dov'è? Ah, è qua la carta, ok, 12 punti. Sì, non la vedevo. Sì, e poi un attimo, perché mi serve prima fare una cosa. Va bene, possiamo simultaneamente muovere i nostri... Sì, allora, devo prendere latte per pecore. Ah, latte per pecore, sì. 7. 7. Quindi dammi un 5. E quello che è sul 2 va sul 4. Che formichina sei stata, Vale? E aspetta, avanti. Allora adesso posso giocarmi questa. Ok. Che mi chiede 14 merci dello stesso tipo. Quindi sono 10 punti. 5, 10 e 4, 14. 14. Ok. Parbleu. Sembra blu. Io intanto inizio poi a muovere le mie. Poi do via una pecora per mettermi giù anche questa, che comunque sono altri 3 punti. Altri 3 punti, la pecora valeva un punto, quindi le valso 2. Io intanto inizio a muovere qua pagando 5 merci con due tipi. 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 5 e questo è avanzato fino qua. No. Poi 4, 1, 2, 3, 4 merci con tre tipi. E una che fa 5, questo avanza. 2, 3. Poi inizio a buttarli a caso, poi metterò a posto.
Questo deve avanzare. Poi, essendo tipi. Tre tipi no, che io posso pagare, ma non ce li ho. Sono una testa di rapanello. Quindi qua, uno, se io pago solo grano e luppoli, due, ne do 5 e questo avanza. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2. Allora, tre, qui vado di sicuro quattro, avanti con cinque. Il gioiello. E così ho i 18 punti. Riesco a far avanzare ancora poi, una cosa? Allora, carne, con questo spingo questa. Che latte. Con l'ultimo gioiello no, va lì. Quindi e va bene. Latte, con queste due spingo uno, queste due. Però vediamo se due, riesco a pagarle. Tre, devo dare quattro, più orzo cinque, che luppolo. 5 merci. 1, 2, 3, 4, 5. E ce l'ho quattro, fatta. E qua due, più mattoni che grano. 1, 2, 3, 3, 4, 5. E ho fatto. 4. Potrei far avanzare ancora questo. Riesco, sì. Pagando sono due tipi, 5 merci, quindi posso dare 1 e 4 fa 5 e questo avanzato qua. Non riesco più a far avanzare niente, mi son... Vabbè, c'è uno strumento avanzato però... Lo strumentopolo! Eh? Lo strumentopolo. Sta roba, vabbè, poi sistemerò. Non gioco più carte. Me ne vado. Fine. Si spostano, non serve più farlo, ma si spostano le pietre, in realtà serve perché serve a niente, in realtà. Si spostano le pietre e fine. E andiamo a contare i punti. Abbiamo finito. Vai, allora, punti per qua, che io non ne ho, 34. Ma tu ne hai 34. Punti che si vedono nella finestra, 34. Pecore. 0. Io quante 6. Ne ho? 6. Anelli. 0. Io ne ho 1. Poi strumenti, okay, campi, merci. Ogni campo vale, nella riga 2 vale 2 punti, un campo nella riga 3 vale 3 punti, ogni 5 punti si ha un punto vittoria, ok? Quindi io 3 e 2 fa 5, 3 e 2 fa 5, 3 e 2 fa 5. Le risorse, non importa la tipologia, ogni 5 vi valgono un punto. Io di qua sono 4 e 1, 5, ok? Qua ho, facciamo così, 5... Facciamo così 5 e 2 sbagliate assieme a questo strumento. Quindi che 6. Non fa niente. 6 punti. Allora, io ho 5, 5, 5, 4 e 1, 5, 4 e 1, 5, 5, 3, 6, 9 e 1, 10. Quindi hai due gruppi da 5. E 3, 3, 6, quindi hai ancora un 5 e uno d'avanzo. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 punti. Carino questo modo di tenerne traccia, secondo noi è facile. E poi adesso le carte. E adesso tutte le carte che abbiamo che ci danno punti. E che io le ho tutte qua e basta, le ho già tenute da parte. Tu ne hai fatti molti più di me, anche se io ho preso 34 con la casa. No, ma mi sa che tu hai... Ah, io 34, scusami, più 3, 37, perché vedevo questo più 3 qua a sinistra di un mio negozio. 37. Comunque io qua ho 18, 18 e 2, 20, 26, 29, 29 più 3 sono 32. 32 più 8, 40 con le là, ma doi? Io ho fatto 12. Ma va, 12 con la prima carta hai fatto. Quindi sono 22 e 3, 25, 28, 31, 35. Cioè, non è che ho fatto... No, hai giocato molto meglio altre partite rispetto a queste. Ma avevo tutte ste carte. Io non gioco mai sugli strumenti, solo carte... che mi davano robe con gli strumenti e cose. Allora, 7, 6? 14, quindi 13. 13. Sbagliato. 83 contro... Allora, 7 più 8? 15. 15 più 5? 20. 20. Con 50 tondi tondi. E quindi vince la partita Allertau! Che strano! Sì, mi hai vinto anche non la più ultima che abbiamo giocato, che ho vinto di 3 punti. Forse è una delle prime. Però mi ha girato anche abbastanza bene le carte, sono riuscito a creare meglio la mia strategia. Signore e signori, questo è il filler che... Sì, vale.
non puoi dire il contrario. Questo è Allertau, punto. Nel file è un edificio, Allertau. E Allertau, che se vi piace vi lasciamo un link qua sotto come sempre dove poterlo acquistare. A noi piace, sì, se no non avremmo mai fatto un gameplay. Noi però, come sempre, vi diamo appuntamento al nostro prossimo video. Vi ricordiamo di seguirci su tutti quanti i nostri social. Vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. I Giullari vi salutano. E che il gioco sia con voi. Ciao!